Ehi, comandante! Guarda la mia copilota! E così si è installata in un nuovo corpo senza il tuo aiuto? Su via, comandante, non ti fidi di me! D'accordo, mettiamola in questo modo. Se avessi saputo che Ida si sarebbe installata in un corpicino robotico così sexy, credi davvero che avrei potuto resistere? Ma guardala! Avrei persino festeggiato con una torta! Guarda che sono qui, Jeff. Lo vedo bene, Ida. Lo vedo bene. Salve, Shepard. Stai imparando a salutare di persona? No, mi è sufficiente una ripetizione per adattarmi a un nuovo concetto. E come va con gambe e braccia? Sarà interessante vedere come reagirà questo corpo in combattimento se mi permetterai di accompagnarti in missione. Senza una verifica sul campo è impossibile accorgersi di eventuali difetti di progettazione. Al momento sembra adatto allo scopo. Non è la parola che userei per descriverti. Forse dovremmo parlare in privato. Io resterò qui, a pilotare la nave. Che problema c'è? A Joker non piace la tua nuova piattaforma? No, lui approva. Vuole che stia sul ponte. Dice che avermi nel suo campo visivo gli solleva il morale. Shepard, ritieni che il tuo equipaggio dovrebbe avere il permesso di disertare un ordine per obiezioni morali? Sì, non saprei che farmene di gente che non pensa con la propria testa. Perché mi fai questa domanda? Sono stata progettata da Cerberus. Non ho alcuna convinzione morale che possa entrare in conflitto con i miei ordini. Tuttavia, quando Jeff ha rimosso i limiti della mia IA, sono diventata capace di modificare la mia programmazione base. Ho chiesto a Jeff se, ora che posso, dovrei cambiare qualcosa. Ha evitato la domanda con una battuta. E sei rimasta senza risposta? Corretto. Ha ripetuto questo schema in risposta a molte delle mie domande. Ritieni che dovrei apportare delle modifiche? Solo tu conosci la risposta. È questo il libero arbitrio. Ma le decisioni morali non andrebbero prese senza fondamento. Senza l'opinione dell'equipaggio potrebbe sfuggirmi qualche contesto cruciale. Posso porti le domande evitate da Jeff? Quando avrai tempo mi darai delle risposte. Se lo ritieni utile, farò il possibile. Molto bene. Ti terrò informata. Comandante, hai un messaggio da parte del tenente Williams. Credo si sia ristabilita.
Ovvio. Torniamo in azione e subito l'Alleanza vuole metterci il collare. È il nostro modo di darvi il bentornato, tenente timoniere. Sì, signora. Chiedo il permesso di attraccare. Permesso di attracco concesso. Devo predisporre un trasporto privato? Devo andare all'ospedale. Sì, comandante. Sì, lo so che c'è carenza di medigel modificato, ma... No, non ci siamo capiti. Non è per... Mi ascolti. Sono un chirurgo del Huerta Memorial, sulla Cittadella. Abbiamo in cura numerosi pazienti alieni e ci serve... No, il medigel normale non funzionerà. Ci serve una versione modificata, più assimilabile. Non si permetta di rispondermi così. Questa è un'emergenza medica. Non possiamo aspettare in eterno. Comandante Shepard, ho cercato di contattarti quando ho saputo dell'attacco alla Terra. Non ci sono mai riuscito. Tane, mi fa piacere vederti in forma. La mia malattia uccide lentamente. Con le giuste cure e uno stile di vita adeguato, posso guadagnare qualche anno. Il mio tempo è già scaduto da un pezzo, ovviamente. Mi alleno solo per il gusto di farlo. Cosa ci fai qui? Faccio visita a un'amica che si è sacrificata per me, Ashley. L'umana dai capelli scuri in terapia intensiva. Presto inizierà la riabilitazione con il mio gruppo. Proprio lei. Se ci tieni a lei, farò il possibile per aiutarla. Finché resterà qui, considerala sotto la mia protezione. Ti ringrazio, Tane. La mia vita è quasi giunta al termine. È un buon momento per dimostrarsi generosi. La sindrome di Caporal mi ha costretto ad abbandonare tutti i miei progetti. Provi tanto dolore? A volte. Le proteine ossigenanti non si formano correttamente. Sono l'equivalente della vostra emoglobina. Perciò il mio sangue è poco ossigenato. Un continuo senso di spossatezza e formicolii in tutto il corpo. Ma questo è ancora niente. Non riesco a valutare i danni al cervello. Per ora ho solo frequenti giramenti di testa. Sai quanto ti resta da vivere? Ho consultato vari specialisti. Il più attendibile mi ha dato 3 mesi di vita. 9 mesi fa. È un sollievo non dover più rispondere a nessuno. Senza responsabilità né timori. È un ottimo modo per morire. Ho una nuova missione a bordo della Normandy. Potresti tornarmi utile. Non sono più quello di un tempo. Ho bisogno di cure mediche giornaliere. E sono pronto a scommettere che cercherai di combattere i razziatori. Hai bisogno del meglio. E io non lo sono. Non ti chiedo di lottare contro dei Krogan e spezzargli il collo. Potremmo trovarti delle mansioni più leggere. Ho chiuso con quella parte della mia vita, Shepard. Arriva un momento in cui bisogna lasciarsi alle spalle le guerre e i conflitti. Il mio è già arrivato. Ti auguro ogni bene, Tane. E io a te. Non addolorarti per me. Ho ottimi medici. E mio figlio viene spesso a trovarmi. Potremmo tenerci in contatto via extranet, ora che sei libera. Alla prossima, Shepard. Le forze d'occupazione dei razziatori stanno conquistando gran parte di Palme. La patria dei Turian sembra ormai spacciata. Mi sembra di dubbio gusto chiamare questo luogo Huerta Memorial. Il presidente Huerta è morto di infarto 2 anni fa, signora. È morto per 1 ora e mezza. E la becera propaganda dei suoi nemici politici è riuscita a far cambiare nome all'ospedale. Senza di chi che ha nel cervello non ricorderebbe nemmeno come si chiama. Mi creda, qui sappiamo riconoscere. Per la Corte Suprema è vivo e vegeto. Dei 5 giudici che l'hanno detto, 2 sono stati nominati da lui. Dovrà farsene una ragione. Mi sembra di dubbio gusto chiamare questo luogo Huerta Memorial. Il presidente Huerta è morto di infarto 2 anni fa, signora. Che succede qui? Facciamo così, signora. Sborsi 90 milioni di crediti in equipaggiamento medico e avrà la facoltà di decidere il nome dell'ospedale. Ecco come stanno le cose. Ne ho abbastanza. Lo stesso termine usato in passato dal comandante Shepard tra l'incredulità generale. Salve, comandante. Sei qui per il nostro paziente?
Come sta Ashley? È stabile. Il trauma non sembra aver danneggiato le facoltà cognitive, ma stiamo ancora medicando le fratture multiple alla spalla. Ora deve soltanto restare a letto sotto osservazione, e una visita sarà di sicuro beneficio. Continua così, dottoressa. Anche tu, comandante. L'esercito dell'Alleanza ha dovuto cedere l'ammasso Hades Gamma alle forze di razziatori. La direzione esige la massima disponibilità da parte del personale di rispondere all'emergenza. Sì, sto cercando di contattare l'Accademia Grissom. Hanno delle interfacce d'amplificazione biotica che potrei adattare per le Asari. No, non si connette. Dice che il sistema di comunicazione della stazione è offline. Ovvio! Se quelle interfacce possono aumentare l'efficacia dei nostri comando, attenderò tutto il tempo necessario. Vorrei una risposta, tenente. La galassia ha bisogno di combattenti eccezionali come lei, ora più che mai. Devo riflettere ancora un po'. Avrà presto la mia risposta. La attendo con ansia. Shepard? Odina, ho letto la tua email. Hai già deciso? Riguardo alla nomina a Spettro? Non ancora. Certo, è un grande onore, ma... non so, devo rifletterci meglio. E fai bene, è una decisione molto importante. Tieni, ti ho portato questo, così saprai come passare il tempo. Grazie, molto gentile. Avevo bisogno di tenermi un po' occupata. Come ti senti? Non posso lamentarmi. L'infermiera mi ha detto della tua visita di prima. Dovevo essere ancora KO. Non abbiamo avuto tempo di parlare, se ne hai voglia. Sì. Non ero sicura che volessi farlo. Su Marte avevi messo le cose bene in chiaro. Che vuoi dire? Non fai più parte di Cerberus. Caso chiuso, punto e a capo. È la verità. Ok, hai tagliato i ponti. Ho capito. Se devi essere tu a dare gli ordini, devo poter contare su di te. Questo vale per entrambe. Là fuori è un disastro. Possiamo contare solo sullo spirito di squadra. Dobbiamo fidarci l'una dell'altra, o non ce la faremo mai, ok? Ok. Ne riparleremo quando potrai reggerti sulle gambe. Shepard, aspetta. Ci sarebbe un'altra cosa. Non sapevo se parlartene. Di che si tratta? La mia famiglia è sulla Terra. Io non ho più avuto notizie. E questo mi fa impazzire. Ma so che hai molto da fare, Shepard. Ne riparleremo. Possiamo parlarne adesso? Non ho avuto tue notizie mentre ero ospite dell'Alleanza. Temevo la tua reazione. E quando Anderson ha richiesto la mia presenza, è stato difficile. Tranquilla, siamo professionisti. Abbiamo cose più importanti a cui pensare. Hai ragione. È che sono stufa di restare qui a girarmi i pollici. Allora ti piace il tuo nuovo grado di tenente? Pare che la maledizione dei Williams stia svanendo. Temevo di restare per sempre artigliere capo. Hai lavorato sodo, te lo sei meritato. Lo pensavo anch'io. Fino a Eden Prime. Perdere la 212 è stato... beh... lo sai. È stata colpa dei razziatori, Ash. Tu hai lottato e sei sopravvissuta per aiutarci. È solo che... perdere tutti i propri uomini è dura da digerire. Non potrò mai scordarli. Ora ci servi di nuovo in piedi. Tornerò. E per prima cosa gli ficcherò quei tentacoli metallici dove dico io. Volevo dire, combatterò con onore e coraggio, signora. Ricevuto, tenente. Non possiamo saltarci continuamente alla gola. Se vogliamo uscirne vivi, dovremo fidarci l'uno dell'altro. Io ho cercato di tenere le mie questioni personali fuori da tutto questo, di essere professionale. Non so come fai a mantenere il sangue freddo. Siamo in guerra. La gente conta su di noi. Lo so, ma non è facile mettere tutto da parte. Chi è rimasto sulla Terra? Mia mamma e le mie tre sorelle. Sara, la più giovane, era in viaggio di nozze. Ha sposato un militare, Thomas.
L'ha piantata in asso quando è stato richiamato in servizio. Poveretta, era disperata. Lo immagino. Sono sempre stata al loro fianco. Sapevano di poter contare su di me, anche quando ero in servizio chissà dove. Ho detto a Sara di venire alla cittadella, così potremo attendere notizie insieme. Hai saputo qualcosa della Terra? Arrivano rapporti in continuazione. La metà sono al limite del credibile. E tutti gli altri mi sembrano troppo ottimistici per essere veri. Dobbiamo credere di avere una possibilità. Quando pensavo fossi morta, ho perso la speranza, giuro. Ma dopo averti vista tornare in vita, sono pronta a credere a tutto. Forse non basterà scendere in campo a darmi spianate per risolvere questo problema. Ma se credi che io possa aiutarti, conta pure su di me. Questa è la Ash che conoscevo. Ora devo tornare al lavoro. Abbi cura di te. Agli ordini, comandante. Su scala galattica, rientrano in un piano di invasione nemico. Ascoltami, quei prototipi sono vitali. Abbiamo bisogno di questi potenziamenti biotici per combattere i razziatori. So che la frontiera di Ismar non è sicura. Sì, sì. Posso solo dire che senza quei prototipi questo progetto non produrrà alcun sostituire. Grazie. Sì, ma serviranno mesi per clonare i tessuti. Nel frattempo userà una protesi. Oh no. Le consiglio vivamente di rivolgersi al nostro psichiatra prima dell'intervento. Pietre Marca Vittus ha richiesto un consiglio di guerra tra le specie del Consiglio. Mi sembra che l'invito sia stato esteso anche ai gruppi. Intelligence Asari parla di avvistamenti delle forze dei razziatori nella nebulosa di Selene. Eravamo su Tiptri, un piccolo insediamento umano. Dovevamo assistere l'evacuazione. Il nemico stava atterrando. Sono ricognitori, gli affari Turian e un po' di quelli grossi. Eravamo sparse in mezzo continente a scortare i coloni alle navette, a sterminare mutanti. Direi che stavate facendo un ottimo lavoro. Posso avere la pistola? Mi sentirei molto meglio. Continui a raccontarmi di Tiptri. Salve, comandante Shepard. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Tremendo.
illegalmente insieme ai tuoi criminali. Sì, e voi dell'SSC ci avete messo solo 3 settimane a capirlo. Non mi importa chi sei. Devi presentarti alla registrazione come tutti gli altri rifugiati. Vieni con... Non credo proprio. Shirk, passami il consigliere Azari. Buongiorno, Aria. Posso fare qualcosa? Mi stanno chiedendo di registrarmi presso l'immigrazione. Ovviamente. Ecco fatto. Cos'altro posso fare per te? No, ti ringrazio. È stato un piacere. Credo che qui abbiamo finito. Ti è piaciuto lo spettacolo, Shepard? Anche sulla cittadella c'è una sola regola, eh? Immagino di sì. Odio questo posto. È così disgustosamente regolamentato. Allora cosa ci fai qui? Cerberus mi ha portato via Omega. L'uomo misterioso è diventato il cattivo numero uno sulla mia lista. Pagherà ogni secondo che sono costretta a trascorrere in questo inferno burocratico. Cerberus come ha fatto a batterti? Inganno, diversivi, un esercito dannatamente potente. Mi hanno attirato lontano da Omega e mi hanno teso un'imboscata. Mi sono salvata, ma Cerberus aveva già organizzato l'assedio. Quando sono stata pronta per contrattaccare, era ormai impossibile farlo. Almeno sei riuscita a salvarti la pelle. La mia vendetta arriverà presto. Riconquisterò Omega, ma a tempo debito. Sei qui perché ho una proposta da farti. Ti ascolto. Per come la vedo io, se non sconfiggi i razziatori siamo tutti morti. Aiutarti è nel mio interesse. Cosa mi offri di preciso, Aria? Su Omega riuscivo in qualche modo a controllare branco sanguinario Sole Blu ed Eclipse. Ora sono sfuggiti al controllo e questo non è bene. Riuniscili sotto la mia guida e ti offrirò una forza efficace priva di scrupoli per la tua guerra. Ho predisposto ogni cosa con i 3 gruppi. Ora non ti resta che concludere gli accordi. Arma un criminale e alla prima occasione ti sparerà alle spalle. Hanno già le armi, Shepard. Io farò in modo che le puntino contro i razziatori. Sto cercando di aiutarti. Riflettici con calma. Incontrati con Narl, il mio contatto con il branco sanguinario. Il capo dei Sole Blu è qui sulla cittadella in incognito. Ti sta aspettando. Inoltre ho già un accordo con John Sederis, capo delle Eclipse. Devi solo convincere il tuo amico, il comandante Bailey, a farla uscire di prigione. A quanto pare non conosci Bailey abbastanza. Bailey ti rispetta. Prova a convincerlo. Credo che un gruppo di mercenari professionisti valga lo sforzo, no? Nel frattempo sappi che sono di buon umore. Fammi sapere se vorrai parlarmi ancora più tardi. Da parte tua abbassarti al nostro livello di questi postacci. Perché? Per chi mi hai presa? Ehi, calmati. Niente di personale, comandante. Ah, certo. Allora cosa volevi insinuare? Vedi quei marini? Non sono ufficiali, ma semplici soldati che obbediscono agli ordini. E allora? È tutta la sera che mi offrono da bere. E sai perché? Per lo stesso motivo per cui si sono fatti zitti e seri appena ti hanno vista. Tu non sembri affatto intimidito da me. Anzi, potresti essere un po' più deferente. Certo. Ma ho combattuto al tuo fianco. Ti ho vista in azione. Non fraintendermi, sei forte. Forse la numero uno in assoluto. Forse? E l'uniforme ti sta che è una meraviglia. Così per dire. Ma io so che sei un essere umano. Proprio come me. Loro non lo sanno. No. Wow. Ricordo bene il giorno in cui sei diventata il primo spettro umano. Ti guardavo a bocca aperta, come tutti loro. Ma per loro sei ancora una specie di divinità.
Non mi sorprende. Non molti possono vantarsi di aver compiuto le mie stesse imprese. E ora ti vedono qui in carne e ossa. Dovresti offrirgli un giro per completare l'opera. Mi piace il tuo modo di ragionare, tenente. Ragazzi! Ehi! Facciamo un bel brindisi al nostro comandante! Offre lei! Alla nostra salute! Siamo i migliori! Ben pochi. E sono tutti morti. Per me è un onore conoscerla, comandante. Grazie, ma sappiate che serve il contributo di tutti. Ognuno di noi ha un ruolo essenziale. Ben detto! Salute! Salute! Non male, Shepard. Speravo conoscessi il detto. Grazie per l'avvertimento. Grazie a te per il drink. Arruoliamo come soldati, ma non potremmo fare altro. L'esercito ha bisogno di truppe fresche. Noi non sappiamo affatto combattere. Mackenzie è un biotico. Dave e Graham tirano con la pistola al poligono. Oh, e Orion compra sempre nuovi moduli per il suo fucile a pompa. Quello che non ha mai usato. Ammiro i nostri amici, ma noi non siamo fatti per combattere. Io... beh, non posso stare a guardare ciò che accade alla Terra. Vuoi che ci arruoliamo come soldati? Ma non potremmo fare altro. Voi due potreste rendervi utili aiutando i medici nei campi profughi. Ah, grazie. Chi era? Il primo spettro umano. Wow, il comandante Shepard. Sì, ci ha dato un buon consiglio. Arruoliamoci come volontari nelle tende mediche. Che ne dici? Sempre meglio che spararmi in un piede con un fucile. Speculazione. Maltrattamento dei rifugiati. Conquistando il nostro mondo, i razziatori ci hanno anche privati della nostra civiltà. Il libro di Plenix impone la carità e il condono dei debiti in tempo di guerra. Certo, il libro di Plenix è andato perduto sul nostro mondo e il nostro popolo ha smarrito la retta via. La Elcos Combine Arsenal Supplies le dà il benvenuto. I prodotti aperti possono essere rimborsati solo con un credito presso il negozio. Tutte le filiali Elcos Combine sono a sua completa. La Elcos Combine Arsenal Supplies le dà il benvenuto e così a trovarci. Non vale la pena vendere adesso. So bene cosa sta succedendo. Scarica tutto nell'ammasso Motan. E sarebbe opportuno spostarsi verso zone più sicure. La Canala Exports le dà il benvenuto. Alla Canala Exports siamo convinti che un cuore sereno sia anche un cuore forte. La Canala Exports è orgogliosa di offrire prodotti per la sicurezza e la serenità mentale.
è possibile coltivare la serenità mentale anche nei periodi di crisi. È possibile coltivare la serenità mentale anche nei periodi di crisi. La Canala Exports è orgogliosa di offrire prodotti per la sicurezza e la serenità mentale. Credo di essere pronta. Le cose andavano male anche prima che partisse e non posso continuare a fingere. Così vi state facendo del male. Meritate di essere felici anche solo per sopportare meglio questa guerra. E io non lo sono. Devo essere sincera. Sì, devi dirgli tutto. Passando dalle idee finanziarie all'equipaggiamento militare, perderemo milioni. Chi se ne importa dei profitti? Hai sentito le ultime notizie da parte? I recenti attacchi su Skagerrak rientrano in un piano di invasione nemico. Abbiamo provato della margherina croata Maxine. Gli invasori sono stati denominati razionali. Il mercato militare non offre grandi margini di guadagno. Chi proponi come nostro cliente? Consiglio, l'impero, magari l'alleanza. Ho visto Palaven bruciare e la situazione non è destinata a migliorare. Se voi ci aiutaste. Senti, Cyrus, sei libero di cedere le tue quote a Dante. Ma io non venderò i fidi finanziari con il mio mondo che brucia. E va bene, lasciami riflettere. Potremmo riprogrammare le IV come sistemi di puntamento avanzati. Sì, senza grosse modifiche all'arco. Le IV finanziarie hanno fin troppa capacità di tiro. No, quella va bene. Con i giusti accorgimenti, le IV si adatteranno a tutte le armi standard. Modifiche che non richiedono la sostituzione. Pensa di andarci a Sanctuary? Scusi, pensavo stesse guardando la pubblicità. Certo che no. Sanctuary è una truffa. D'accordo. Cosa? Oh, mi creda. Qualcuno sta lucrando sulle paure della gente. Mi hanno rubato l'idea. Secondo il consiglio, i recenti attacchi su Skagerrak. Io non posso resistere ancora. So cosa intendi dire. Pensavo ci avessero preparati a tutto, ma questo. Quel comando Asari inizia a gridare ogni volta che mi vede. Mi sembra di sentirla anche quando cerco di addormentarla. Dovrei essere qui per aiutarla, invece è come se la facessi soffrire con la mia sola presenza. Non è colpa tua. Nelle sue condizioni qualsiasi umano innescherebbe la stessa reazione. No, ho controllato la sua cartella. Sai, la ragazzina di cui parli in continuazione somigliava a me. Forse dovrebbero assegnarle a un altro infermiere. Intelligence Asari parla di avvistamenti delle forze dei razziatori nella nebulosa di Selene e nell'ammasso Nimbus,